alla medicina del terzo millennio. È con grande piacere che ospitiamo questa sera il professor Fabio Benfenati, che ci parlerà di un tema che sicuramente incontrerà il vostro interesse. E poi penso che questo ambiente sia l'ambiente ideale per parlare di come l'arte, ma sappiamo anche oggi come gli spazi urbani, come il paesaggio, come l'ambiente che ci circonda influenzi il nostro cervello. Ma anche il vero problema è ancora quello di che cos'è la creatività del cervello umano, quali aree siano attivate per questa sua funzione così particolare, così qualificante da un punto di vista neurobiologico, e sicuramente su questi difficili sentieri ci condurrà da quel grande neurofisiologo che è il professor Benfenati. D'altronde, pensate a quei templi della creatività umana che sono ambienti naturali come la grotta di Lascaux in Périgord o più vicino a noi la grotta di Chauvet in Ardèche, dove durante il Paleolitico un personaggio a noi ignoto, un uomo, una donna, non sappiamo chi fosse questo artista, improvvisamente disegna degli animali, così come li vede nell'ambiente circostante, disegna delle figure che ancora oggi ci stupiscono per la loro bellezza e la loro efficacia espressiva. Il cervello di quell'Homo sapiens era un cervello che lo distingueva dal gruppo dal quale proveniva. E non era stato condizionato da un punto di vista culturale, non esisteva la diffusione della cultura, l'insegnamento dell'arte. Era un cervello che aveva sentito il profondo bisogno di raffigurare un qualche cosa che vedeva, col quale era in rapporto. Questo per dire come in fondo la manifestazione artistica sia espressione di una nostra funzione cerebrale. Lascio al professor Torre, se ce n'è la necessità, di presentare il professor Benfenati, ringraziandolo per la sua presenza qua. Buonasera a tutti. Io mi sono riservato in questo ciclo la parte più piacevole, che è quella di presentare gli ospiti, e stasera lo faccio proprio con grande gioia, perché a parte l'amicizia che ci lega, sono convinto di presentarvi una persona di grandissimo valore. Il professor Fabio Benfenati è professore ordinario di neurofisiologia presso la Scuola di Scienze Mediche e Farmaceutiche dell'Università di Genova, cioè l'ex facoltà di medicina e chirurgia. Però contemporaneamente è direttore di ricerca dell'Istituto Italiano di Tecnologia, cioè dell'IIT, dal 2006, dove attualmente dirige il Center for Synaptic Neuroscience and Technology. Vedremo poi in coda come uno degli ultimi parti di questa sua attività. Si è laureato in medicina a Bologna, ma quasi subito poi ha fatto una grossa esperienza all'estero. Praticamente per 17 anni, forse dall'83 al 2000, ha avuto lunghi periodi all'estero, è stato al Karolinska Institute di Stoccolma, per lunghi anni ha lavorato alla Rockefeller University di New York, collaborando con il premio Nobel del 2000, il professor Greengard, e anche attualmente, oltre all'impegno nell'IIT, mantiene ancora una
posizione di insegnamento presso la Rockefeller University. È un esperto riconosciuto soprattutto nel campo della trasmissione sinaptica, cioè la trasmissione tra neuroni. Utilizzando moltissime tecniche di avanguardia, ha appunto studiato i meccanismi della comunicazione tra neuroni, le modalità con cui la trasmissione e elaborazione delle informazioni nella rete dei neuroni viene modulata, soprattutto in risposta agli stimoli dell'ambiente, e come questi meccanismi risultano alterati in alcune patologie neurologiche. Direi che stasera non tratterà tanto questo, quanto invece come effettivamente impulsi esterni, i colori, le forme, eccetera, influenzano il nostro cervello. Ha, direi, un'attività intensissima nelle settimane scorse, forse qualcuno di voi ha avuto modo di leggere sul giornale di una proteina dal nome un pochino così di richiamo, la proteina Apache, e che così il gruppo diretto dal professor Benfenati ha individuato e che sembrerebbe essere una delle responsabili di una delle malattie, direi, oggi che più ci fanno temere, che è l'Alzheimer. Quindi credo così con questo di concludere e di affidarvi in ottime mani. Noi due ci porteremo dietro la seggiola perché vedo che non c'è neppure un posto libero e questo di nuovo ci riempie di gioia. Allora, intanto ringrazio moltissimo il professor Torre, il professor Murialdo, per, prima di tutto per l'invito e poi per le parole anche eccessive. E iniziamo questa chiacchierata che vi vuole introdurre, come hanno anticipato loro, a come l'arte influenza il nostro cervello, ma non soltanto, cioè anche come noi coscientemente siamo in grado di percepire l'ambiente e le massime espressioni della creatività umana, come le opere d'arte, e questo ci porterà anche ad analizzare quali sono le basi della creatività, se la creatività è soltanto limitata all'uomo o se esistono altre forme di creatività, insomma, per finire poi con un parallelo tra la ricerca artistica e la ricerca scientifica, visto che noi lavoriamo nella ricerca, che sono due campi normalmente considerati molto lontani, ma che in realtà hanno molte affinità, soprattutto per quanto riguarda l'aspetto creativo. Dunque, intanto due parole sulla struttura e funzione del sistema nervoso, di questo nostro sistema estremamente complesso, che fino adesso nessun computer è riuscito ad emulare, e che praticamente è costituito da un'enorme rete di, chiamiamole CPU, cioè di unità computazionali, che sono le cellule neuronali. Noi ne abbiamo 10 alla 12, quindi un 1 seguito da 12 zeri di queste cellule nel nostro cervello di mammifero, e di appunto primati in particolare. Ciascuno di queste 10 alla 12 cellule sono connesse trasmettendo informazione attraverso una giunzione specializzata che si chiama sinapsi con un numero enorme di altre cellule, cioè si ritiene che ogni neurone contragga circa 1000 sinapsi con altre cellule. In alcuni casi sono molte di più, ma 1000 è un numero medio. Così che il numero di connessioni è veramente enorme, è una rete di una complessità veramente incredibile. Questa rete nervosa si organizza in aree cerebrali, qui vediamo l'ippocampo in un bellissimo disegno di Camillo Golgi,
l'ippocampo, che è l'area principale per la nostra memoria conscia, e queste aree cerebrali si assemblano in aree ancora maggiori da cui emergono le cosiddette funzioni superiori. Quindi noi andiamo da un comportamento, diciamo, fisico-biologico, che è quello che i neurobiologi e i neurofisiologi studiano a livello cellulare, fino alle funzioni superiori, che sono il nostro comportamento, la memoria, la capacità di memorizzare, di apprendere, le emozioni che proviamo, il pensiero. E tutto questo comportamento ovviamente ha delle enormi conseguenze nello sviluppo culturale, perché se ci pensiamo, lo sviluppo del cervello nel corso dell'evoluzione con l'uomo è arrivato a una sorta di massimo, e al di là dello sviluppo, diciamo, della struttura del cervello in sé, adesso c'è lo sviluppo della cultura. Pensate solo allo scambio delle informazioni, come è aumentato vertiginosamente con la posta elettronica, con internet e via dicendo. Ovviamente un altro problema del cervello, come tutti sappiamo, è che è anche molto suscettibile alle malattie, e sono malattie che hanno delle terapie estremamente problematiche, perché, come sapete, le cellule nervose non si riproducono, non si replicano, come invece fanno per esempio le cellule del fegato, della pelle e via dicendo. Allora, da questa complessità della struttura del cervello emergono quindi delle proprietà assolutamente affascinanti. E da tanto tempo c'è sempre questo parallelo tra sistema nervoso, tra cervello e computer, e sostanzialmente ci sono vantaggi e svantaggi dei due approcci, diciamo, all'informazione. I computer hanno delle unità di computazione, le cosiddette unità centrali, che vanno velocissime, cioè vanno a 3 GHz, che vuol dire un numero enorme di operazioni al secondo. I neuroni sono molto più lenti nella loro attività di computazione, perché al massimo possono andare a 0,5 kHz, che praticamente vuol dire spedire 500, al massimo 500 segnali in un secondo. Tuttavia, i neuroni sono una miriade, come vi ho detto prima, e sono tutti disposti in parallelo. E in effetti il fatto di avere una miriade di unità computazionali disposte in parallelo aumenta enormemente le capacità di calcolo, le capacità di fare dei task contemporanei e diversi. Per esempio, quando noi camminiamo, ovviamente abbiamo un'attività mentale che è completamente svincolata dal fatto che stiamo camminando, e questo perché noi riusciamo a tenere diverse attività in contemporanea. Bisogna dire che i computer più recenti stanno imitando questo assemblaggio in parallelo. Già computer commercialmente disponibili hanno una serie di unità centrali disposte in parallelo, dual core, il quad e via dicendo. E i grandi computer hanno migliaia di unità di computazione in parallelo. Un altro grande vantaggio del cervello rispetto al computer è che consuma pochissimo e che ha delle prestazioni integrative enormemente superiori. Oltre al fatto che, mentre noi possiamo cambiare le prestazioni del computer cambiando il software, cioè il programma, ma la struttura elettronica non cambia, nel cervello non soltanto può cambiare il software, ma può cambiare anche la struttura. E chi fa cambiare la struttura è l'esperienza, cioè i segnali che ci vengono dall'ambiente, di ogni genere, fin da quando noi nasciamo. Quindi questo praticamente vi dice che se noi abbiamo un processamento seriale, l'informazione deve passare da un anello all'altro, e quindi chiaramente impiega più tempo e posso fare una cosa sola, mentre se io ho tanti processori disposti in parallelo, ovviamente ho delle possibilità molto superiori. Quindi i neuroni sono dei processori indipendenti, modificabili nelle connessioni dall'esperienza, si connettono inizialmente sulla base del nostro DNA, dei nostri geni, e questo avviene soprattutto nella vita intrauterina, ma poi quando cominciamo a avere contatto col mondo
la struttura si modifica in maniera estremamente intensa in base appunto all'esperienza, cioè agli stimoli che ci vengono dall'ambiente. Questo è uno schema del sistema visivo addirittura semplificato, che vi dà un'idea della complessità delle connessioni che ci sono nei vari circuiti nervosi e che addirittura ha fatto nascere una disciplina delle neuroscienze che si chiama connettomica, cioè lo studio organico delle connessioni e di come queste connessioni vengono modificate dall'esperienza. Allora, il problema è anche quello, quando noi ci approcciamo il problema della percezione, cioè di come noi interpretiamo gli stimoli che ci vengono dall'ambiente, è che noi abbiamo questa sorta di stato che si chiama coscienza, che in realtà noi per coscienza pensiamo quando, diciamo, siamo coscienti di giorno, perdiamo coscienza quando dormiamo o quando per esempio c'è una situazione patologica come il coma. In realtà nel termine inglese consciousness significa consapevolezza, cioè non soltanto essere in qualche maniera svegli e in qualche maniera attenti agli stimoli che ci vengono dall'ambiente, ma significa anche capacità di concentrare l'attenzione su alcuni stimoli, capacità di elaborare alcuni stimoli e via diversa, consapevolezza della propria individualità. Quindi il termine consciousness in inglese è molto più ampio di quello che noi intendiamo normalmente come coscienza. Ma il problema è come fa a emergere la coscienza, chiamiamola così visto che parliamo in italiano, da dei circuiti nervosi. Questo è un problema che non è ancora risolto dagli studi nelle neuroscienze. Intanto la coscienza è quello che noi chiamiamo, è l'espressione che noi chiamiamo mente. Come sapete, il discorso mente e cervello è un vecchio dualismo che nasce da Cartesio nel 1600. Cartesio aveva pensato di separare mente e cervello per semplificare lo studio del cervello, lasciando, diciamo, ai posteri lo studio della mente, che in quel momento dava molti problemi, perché ovviamente si portava dietro concetti come libero arbitrio, anima e via dicendo. Quindi ovviamente Cartesio ha fatto questo con uno scopo ben preciso, ma in realtà mente e cervello sono indissolubilmente legate. Questo è un famoso premio Nobel, Christian de Duve, che ha scritto molti libri sulla nascita della vita e che in uno dei suoi libri, Polvere vitale, conclude proprio con l'emersione della coscienza e della mente. Dice: nell'universo non c'è mistero più grande della mente umana, eccezione fatta per il mistero dell'universo. Nata dal cervello, perché è un'emanazione del nostro cervello, cioè della struttura del cervello, la mente è senza dubbio alcuno il prodotto del funzionamento dei neuroni. Nello stesso tempo è collettivamente la creatrice della cultura, è la mente a generare i nostri pensieri, ragionamenti, intuizioni, riflessioni, invenzioni, disegni e credenze, eccetera, eccetera. Suscita i nostri ricordi del passato, plasma i nostri piani del futuro. È sede della consapevolezza e della personalità, detentrice della libertà e responsabilità morale, giudice del bene e del male, centro focale dei sentimenti, emozioni e sensazioni, piacere e dolore, amore e odio, rapimento e disperazione. E questa è la frase più importante, è l'interfaccia tra il mondo della materia e il mondo dello spirito. Ora, il discorso della mente comunque ha sempre influenzato la ricerca nel corso degli anni. Qui vediamo più o meno un contemporaneo di Cartesio, che aveva cercato di localizzare, anche se in maniera abbastanza fantasiosa, queste proprietà mentali come il senso comune, la cognizione, la stima, la valutazione, la ragione, la memoria in aree diverse del cervello. Nell'Ottocento un famoso medico viennese, Gall, il cui seguace fu Cesare Lombroso, dell'antropologo criminale di Torino, studiava
la conformazione del cranio pensando che le zone più rilevate, cosiddetti bernoccoli, fossero espressione di una iperattività del cervello, della zona di cervello che ci stava sotto, mentre le depressioni del cranio fossero, riflettessero una ipoattività, cioè una scarsa attività della, diciamo, della corteccia cerebrale sottostante. E questi studi, ovviamente in seguito molto criticati, ma avevano localizzato tutte le proprietà, anche le più fini, del nostro comportamento: sublimità, cautela, segretezza, idealismo, costruttività e via dicendo, in aree discrete dello scalpo, ovviamente riferendosi al cervello, alla corteccia che ci stava al di sotto. Ora, questo tipo di descrizione era estremamente fantasiosa, è stata ampiamente sconfessata dalla ricerca, ma tuttavia è stata la prima volta che ci si riferiva a particolari aspetti comportamentali a zone discrete del nostro cervello, della nostra corteccia. Quindi la coscienza, per tornare, è uno dei problemi più complessi delle neuroscienze. Possiamo distinguere un'autocoscienza, che è la consapevolezza di sé, cioè di essere un individuo diverso da tutti gli altri, ma simile anche a tutti gli altri, e l'altra è la coscienza fenomenica, cioè la coscienza che noi abbiamo del mondo che ci circonda e che ci stimola in tanti modi diversi. Quindi in questa coscienza fenomenica noi abbiamo la percezione e interpretazione del mondo, gli stati mentali, l'individualità del proprio essere, prendiamo le decisioni e, diciamo, ultima ma non per significato, la creatività. Cioè tutte queste attività, che sono attività praticamente quotidiane che noi abbiamo quando siamo in uno stato di veglia, sono espressione, diciamo, dell'insieme di autocoscienza e di coscienza fenomenica. In realtà la coscienza è solo quello che emerge, diciamo, dall'iceberg dell'attività del nostro cervello, perché la più grande parte delle attività del cervello è assolutamente al di sotto della coscienza, cioè avviene in maniera del tutto inconscia. Quindi questo lo si fa perché l'attività conscia è l'attività di livello più elevato, e tutte le altre attività che, diciamo, sono già state imparate in maniera molto elaborata, vengono fatte in maniera quasi automatica. Cioè noi quando guidiamo la macchina, molto spesso, non sarebbe proprio il caso, ma lo facciamo in maniera automatica e pensiamo a tutto altro, o parliamo con la persona che ci sta vicino, o ascoltiamo la radio. Ecco, quindi per dire che in questo caso guidare la macchina lo sappiamo fare bene, l'abbiamo messo sotto il livello dell'acqua, dell'iceberg, mentre parlare con la persona che ci sta vicino è quello che emerge dall'iceberg della nostra attività corticale. E quindi, come vedete, con la pratica molte attività coscienti e attentive diventano gradualmente spostate nell'inconscio. Quindi quando impariamo a guidare, ovviamente siamo attentissimi e tutte le nostre, i singoli movimenti sono sotto il controllo della coscienza. Quando sappiamo già guidare molto bene, l'attività di guida viene portata, diciamo, a un livello inconscio e noi possiamo pensare ad altro con la nostra attenzione. Ecco, come avviene quindi questo? C'è un'interpretazione che è stata proposta da Jean-Pierre Changer, famoso neurofisiologo francese, in cui nella corteccia, nell'insieme della corteccia, soprattutto in quelle aree che vengono chiamate corteccia associativa, ci sia uno spazio di lavoro globale dove si giochino tutti questi sistemi che lavorano in parallelo. Quindi in questo spazio di lavoro convergono i sistemi di valutazione, con cui noi valutiamo se una cosa è buona o cattiva e via dicendo, i sistemi di attenzione. Tenete presente che noi siamo bombardati da stimoli, ma concentriamo la nostra attenzione solo su una finestra molto sottile degli stimoli che ci arrivano, tanto che certe volte non ci accorgiamo per niente di qualcosa che succede intorno a noi, solo perché avevamo l'attenzione a una cosa particolare. I sistemi percettivi, cioè tutti i sistemi della sensibilità che ci portano le informazioni sul presente, i sistemi di memoria che ci
tengono, ci immagazzinano le informazioni sul passato, e dall'insieme di queste quattro cose, cioè passato, presente, l'attenzione e la valutazione, emerge una risposta che viene scaricata sui muscoli, ovviamente dai sistemi motori, e che rappresenta in qualche modo il futuro, cioè quello che noi stiamo per fare, l'atto che noi stiamo per fare. E questo spazio di lavoro globale è possibile connettendo aree molto diverse tra loro, perché ovviamente gli devono arrivare informazioni molto diverse. E questo è il concetto, cioè se noi riceviamo degli stimoli piuttosto poco intensi, questi stimoli non riusciranno a attivare le reti dello spazio globale, ma riusciranno ad attivare soltanto una parte del nostro cervello. Quando, in questo caso lo stimolo rimane inconscio. Se l'intensità dello stimolo e la sua pregnanza, la sua importanza aumenta, lo stimolo riuscirà a penetrare in questa rete e ad attivare lo spazio globale, e in quel caso lo stimolo diventa cosciente. Quindi la coscienza in qualche modo sarebbe la potenza dello stimolo che ci raggiunge a attivare questi grandi circuiti corticali. Qual è la corteccia che è coinvolta? È la cosiddetta corteccia associativa, cioè quella corteccia che non è direttamente legata alla sensibilità o al movimento. È una corteccia che, diciamo, se uno la rimuove apparentemente non succede nulla, cioè uno non rimane paralizzato, non rimane anestetizzato, ma è una corteccia importantissima che nell'uomo e nei primati ha raggiunto uno sviluppo esponenziale. Manca quasi nei roditori, che hanno praticamente solo le cortecce primarie, quelle che ricevono la sensibilità, e le cortecce motorie, mentre nell'uomo è la maggior parte dello sviluppo corticale. E questa neocorteccia associativa viene tenuta connessa anche in aree molto lontane fra loro da dei neuroni che hanno dei prolungamenti molto lunghi, e che questo per esempio è un disegno di Cahal che aveva già osservato queste lunghe connessioni che mettevano in contatto aree anche molto lontane della corteccia. Recentemente poi è stato scoperto un nucleo sottocorticale che si chiama claustro, e che pochi sanno ancora esattamente la sua funzione, ma da cui partono delle prolungamenti neuronali lunghissimi che praticamente fanno il giro di tutta la corteccia cerebrale, e quindi anche questo nucleo sottocorticale potrebbe essere la base di questo spazio condiviso da cui origina la coscienza. Questo è uno studio fatto da Gianni Tononi, un neuroscienziato italiano che lavora nel Wisconsin, e che è molto interessante perché studia proprio l'attivazione di questo spazio globale. E ha visto, queste sono registrazioni elettroencefalografiche, cioè i potenziali che io posso rivelare dal cranio, e che ovviamente mi dicono l'attività della corteccia sottostante. In uno stato di veglia attenta, come vedete, se io do uno stimolo magnetico in una certa regione, questo stimolo magnetico diffonde ad ampie aree della corteccia. Vedete che nel corso del tempo lo stimolo che inizialmente era stato applicato qua, vedete come diffonde e va ad aree anche molto distanti. Quindi questa è una testimonianza di quel spazio di lavoro globale che viene attivato dallo stimolo magnetico. Se lo stesso stimolo viene condotto nel volontario durante il sonno profondo, vedete che lo stimolo rimane esattamente localizzato nel punto dove viene applicato. Quindi questo distingue uno stato di mancata coscienza, che è quella del nostro sonno profondo, da uno stato invece di veglia, dove la corteccia funziona come una cosa unica, perché viene collegata in tutte le sue parti. Ok, quindi questo era per darvi, un'introduzione su cosa voglia dire
la consapevolezza, cosa voglia dire questa attività che emerge dalla complessità della nostra corteccia. E tra le varie proprietà che emergono della coscienza, una, come vi avevo detto, è la creatività. La creatività è una, diciamo, tutti sappiamo cosa si intende per creatività, ma se andiamo a studiare un pochino più nel profondo cosa c'è alla base di questa prerogativa, e intanto come la definiamo, è l'eureka di Archimede o è un lento processo progressivo? Poi l'argomento che vi avevo anticipato, se la creatività nell'arte e nella ricerca scientifica sono diverse o hanno delle affinità, quali sono i mezzi condivisi da arte e scienza e qual è il ruolo della creatività nell'arte e nella scienza. E poi una cosa molto interessante, che in cui la ricerca è ancora all'inizio, qual è la base fisiologica della creatività. Ok, allora intanto per cominciare, se uno prende un dizionario di psicologia, vede che la creatività, questa è la definizione classica, è una capacità individuale presente nei campi più diversi che consiste nel cogliere i rapporti fra cose in modo nuovo o nel formulare intuizioni non previste dagli schemi preformati. E questo già ci dice una cosa importante, cioè la creatività, anche se noi pensiamo sia soprattutto umana, non è limitata all'uomo. Ci sono delle espressioni di creatività negli animali che a volte sono stupefacenti. Per esempio, una l'ha mostrata un grande ricercatore al Festival della Scienza dell'anno scorso, Onur Günturkun, nel corvo, che è uno degli uccelli più, diciamo, con maggiore capacità cognitiva. Se nel corvo gli si metteva un pezzettino di cibo in fondo a un tubo di vetro e quindi lui non riusciva con il becco a raggiungerlo, e gli si metteva vicino un filo di ferro, alla fine il corvo riusciva a piegare l'estremità del filo di ferro per fare un uncino che potesse tirare in alto ed estrarre dal tubo di vetro il pezzettino di cibo. Altra cosa, per esempio, altri uccelli che sono stati descritti da etologi in Gran Bretagna avevano imparato a bucare quando venivano consegnate le bottiglie di latte di vetro che avevano ancora l'alluminio sopra, a bucare l'alluminio per poter bere il latte. La stessa cosa le scimmie che hanno imparato a lavare le patate nell'acqua del fiume per non dover mangiare anche la sabbia, o per esempio a utilizzare delle ossa come armi per cacciare. Non so se ricordate la sequenza iniziale, l'alba della vita del 2001 Odissea nello spazio. Quindi la creatività non è esclusiva della specie umana. Inoltre la creatività non è solo nell'arte, perché uno può essere creativo nei rapporti umani, nell'umorismo, nel business, cioè in tutte le attività umane. Basta che uno faccia qualcosa di innovativo, cioè che rompa con la routine e con le tradizioni preesistenti. E da dove sorge la creatività? Sempre leggendo il dizionario, che però non è molto preciso, dice che le idee emergono da quella zona intermedia tra mondo interno e mondo esterno, potremmo dire tra la parte cosciente e l'inconscio, cioè quel livello dell'acqua quando guardavamo l'iceberg. Questo limbo dove tutto è lecito e che non appartiene né al soggetto né alla realtà esterna. Una zona di confine, di passaggio, dove avvengono i processi creativi. Allora, qui cominciamo a collegare la creatività nell'arte con quella della scienza. Allora, la creatività dell'arte, l'artista nel fare l'opera d'arte, in pratica, crea una nuova visione del mondo, un qualcosa che prima non esisteva. Qualcosa che ovviamente è un'espressione del suo sentire, della sua interiorità. E quindi l'artista crea e noi che andiamo a vedere l'opera d'arte cerchiamo di capire la ragione che ha portato l'artista a creare quell'opera d'arte. Quindi noi andiamo a decodificare un qualcosa che l'artista ha fatto sulla base della sua creatività. Nel caso della ricerca, invece, sostanzialmente noi
abbiamo di fronte non un'opera d'arte, ma possiamo dire nel caso della ricerca biologica, la vita, e cerchiamo di decifrare quali sono i meccanismi alla base della vita. Quindi vedete poi alla fine la decifrazione del mistero biologico o la fruizione di un'opera d'arte non sono poi così diversi. Si tratta di capire che cosa c'è dietro, intuire che cosa c'è dietro. E in questo, come vi dirò dopo, gli artisti molto spesso, si dice che sono dei neurofisiologi o dei neurologi inconsapevoli, cioè nella loro intuizione riescono a colpire delle funzioni specifiche del nostro sistema nervoso che in qualche maniera ci permettono di fruire nella maniera emozionalmente anche più profonda l'opera d'arte. Questo perché, anche se inconsciamente, l'artista mette un po' in crisi quello che è il nostro sistema percettivo. Sempre in questo parallelismo è molto interessante questo studio fatto di risonanza magnetica funzionale, che ci dice quali sono le aree del cervello che si attivano e che in realtà è uno studio preliminare, cioè fatto su campione piuttosto piccolo, ma in cui hanno confrontato l'attivazione delle aree in un artista, in questo caso sono le immagini A, o in un ricercatore, sono le immagini B. Per stimolare l'attivazione corticale, praticamente chiedevano alle due persone di fare un gioco di associazione di parole. E come vedete, a questo test psicologico, artista e scienziato rispondono in maniera abbastanza simile, cioè sono aree abbastanza simili. Ecco, quello che ci dice François Jacob, altro premio Nobel per la medicina, per la sua scoperta, della ingegneria genetica, dice: la scienza in biologia non si propone di spiegare l'ignoto con ciò che è noto, come in certe dimostrazioni matematiche. Mira a giustificare ciò che osserva con le proprietà di ciò che immagina, a spiegare il visibile con l'invisibile ed evolve con l'evoluzione dell'invisibile col ricorso a nuove strutture nascoste e proprietà ipotetiche. Cioè, in altre parole, lui dice, anche la ricerca scientifica deve essere creativa perché si deve intuire, si deve ampliare la propria sensibilità per intuire il disegno nascosto che c'è dietro al fenomeno che uno studia. Un po' come la stele di Rosetta che ha permesso, no, la decifrazione dei geroglifici. Ecco, quali sono le basi neurologiche della creatività? Perché questo obiettivamente è un argomento di grande interesse. Allora, intanto la creatività implica flessibilità cognitiva e ricche associazioni. Se vi ricordate prima, vi ho detto che lo spazio di lavoro globale è uno spazio in cui tante aree della corteccia sono strettamente connesse e associate. Per questa ragione non c'è una sede precisa da cui nasce la creatività. Quindi non c'è un circuito, una sede ben definita. Emerge dall'attività di ampie aree associative della corteccia. Quindi questo spazio di lavoro globale che è da dove emerge la nostra coscienza, la nostra consapevolezza. E infatti lo sviluppo della creatività durante l'evoluzione è parallelo allo sviluppo della corteccia associativa. Quindi la produzione artistica, abbiamo detto, cioè la creatività più che la produzione artistica, non è unica della specie umana, ma sicuramente l'uomo ha una potenzialità creativa molto maggiore degli animali inferiori, come i roditori, che hanno pochissima corteccia associativa. Un'altra cosa interessante è che, poiché l'attività creativa si diffonde ad ampie aree della corteccia, delle patologie che influenzano il sistema nervoso in zone limitate non causano grosse variazioni nell'attività creativa. Ad esempio Parkinson o l'ictus non alterano l'espressione della creatività. Inoltre si ritiene che l'intuizione, quindi l'eureka, sia un momento di discontinuità e di conflitto
tra la percezione e la cognizione, cioè la percezione è come noi interpretiamo il mondo e la cognizione è il nostro pensiero. Quando c'è una discrepanza, un conflitto tra queste due attività, ecco che da lì può nascere qualcosa di diverso. E riguardo al fatto se la produzione artistica effettivamente è unica all'uomo, ecco, questi sono dei quadri informali che possono piacere, possono non piacere, ma indubbiamente mostrano un certo gusto cromatico, diciamo un rispetto dell'area disponibile per della tela, insomma, per la pittura, e anche, diciamo così, una certa immagine di arte informale piacevole, possiamo dire. Ecco, l'autore di queste opere è Congo, che è uno famoso scimpanzé che Desmond Morris ha descritto ampiamente, ha studiato per lunghissimi anni. Era particolarmente dotato, ma non era solo Congo, c'erano anche altri scimpanzé che avevano attività analoghe, e che addirittura ha organizzato nel 1957 una mostra all'Istituto di Arte Contemporanea di Londra, una mostra che è stato un grandissimo successo, frequentatissima, e addirittura aveva ottenuto la visita e l'entusiasmo di Picasso, di Dalí, di Miró, e Picasso addirittura ha comprato uno di questi quadri. Quindi Desmond Morris diceva che effettivamente, per quanto fossero dei quadri ovviamente informali e non figurativi, la scimmia mostrava una certa consapevolezza in quello che stava facendo e anche aveva la sensazione di completamento di un'opera a un certo punto. Ok, quindi non è umana, ma passando invece a espressione artistica più tipicamente umana, come vi accennavo prima, gli artisti sono dei neurofisiologi inconsapevoli, e vorrei partire dall'arte, diciamo, moderna, quindi quella non figurativa, perché in qualche maniera l'arte figurativa nella sua bellezza comunque cerca di in qualche maniera riprodurre la realtà. Viceversa, l'arte moderna è un'arte che in qualche maniera cerca di trasformare la realtà e di penetrare nella nostra percezione e di creare quel conflitto che vi ho detto prima. Qui vediamo tanti esempi di quadri molto famosi, e andiamo a vedere un pochino di più quali sono le aree cerebrali che questi quadri ci mettono in attività quando noi li vediamo. Allora, intanto il nostro sistema visivo che è la nostra sensibilità, diciamo, preponderante, è estremamente complesso. C'è un'area che si chiama V1, area visiva 1, che è chiamata area visiva primaria e che è l'area che riceve l'informazione, diciamo, dalla retina. Quindi tutto quello che vede la retina viene proiettato all'area visiva primaria, a V1. V1 però non è cosciente, cioè quello che arriva in V1 noi non siamo consapevoli di vederlo. La consapevolezza di quello che noi vediamo, quindi la differenza tra la sensibilità visiva e la percezione, cioè la percezione implica un nostro atto di consapevolezza, di prendere atto di quello che stiamo vedendo, avviene in aree gerarchicamente più alte che sono poste intorno a V1, e in particolare, come vedete, abbiamo l'area V3, l'area V4, l'area di riconoscimento dei volti degli oggetti, l'area V5 che è l'area del movimento. Ognuna di queste aree analizza un aspetto particolare dell'immagine visiva. Per esempio, questa area, la 4, analizza l'aspetto cromatico. Questa area che è situata nel lobo temporale, quindi non tutto quello che è visivo è nel lobo occipitale, quest'area si occupa del riconoscimento delle forme e anche del riconoscimento della forma più importante come significato, che è il volto dei nostri simili.
Quest'area, che è disposta invece lateralmente nell'emisfero cerebrale, si occupa del movimento. Quindi vedete tutti i vari aspetti che vengono analizzati con estrema profondità. Se noi abbiamo un quadro come questo, la famosa Madonna del Cardellino di Raffaello, tanto per fare un esempio ovviamente, l'immagine viene scomposta, tutta l'immagine arriva all'area V1, poi i vari aspetti vengono scomposti, per esempio il volto viene mandato all'area deputata al riconoscimento dei volti. Il panorama che c'è dietro, il paesaggio che c'è verso l'orizzonte viene mandato all'area che si occupa del movimento, dello spazio, dei rapporti con lo spazio. Il colore viene analizzato dall'area del colore e così via. Gli oggetti dall'area degli oggetti. Quindi ogni aspetto dell'immagine viene scomposto e analizzato nei più fini dettagli. Dopodiché tutte queste informazioni vengono messe insieme e io percepisco l'immagine e ne posso guardare i dettagli, riesco a penetrare al di sotto della superficie dell'immagine e a vederne l'intimo significato. Questo è un altro esempio, se io vengo esposto a una tavolozza piena di colori, qui vedete che abbiamo l'attivazione dell'area primaria, ma in più abbiamo l'attivazione dell'area deputata ai colori. Se io invece vengo esposto a questa serie di quadratini in movimento, io ho l'attivazione dell'area primaria, quella c'è sempre perché riceve le immagini dalla retina, e in più non ho quella del colore, questo in bianco e nero, ma ho quella del movimento, perché si sta muovendo. Ecco, sono stati fatti degli studi di risonanza magnetica funzionale per vedere l'attivazione delle aree, soprattutto da Semir Zeki a Londra. Qui per esempio voleva vedere da questi quadri dove ci sono i colori astratti, questo è il famoso Mondrian, quali erano le aree attivate, e aveva visto che ovviamente veniva attivata l'area del colore, la V4, ma che l'attivazione era minore rispetto a dei colori naturali. Quindi se io vedo una mela rossa ho un'attivazione molto maggiore dell'area del colore rispetto a vedere un rosso o un altro colore artificiale, astratto, in un quadro del genere. Attivazione completamente diversa si ha invece, per esempio, quando i colori sono falsi, cioè in questo caso, voi sapete, o innaturali, questi sono i fauve, e i fauve praticamente coloravano con i colori complementari, e quindi questo ci dava, come se noi guardassimo la realtà, attraverso un vecchio negativo a colori, no? Dove rosso, verde erano scambiati. E sostanzialmente questi colori innaturali causano un'ampia attivazione corticale proprio perché generano un conflitto al nostro interno. Il nostro sistema visivo sa che, per esempio, l'acqua è blu, no? E invece qui la vede rossa, quindi sostanzialmente c'è un conflitto interno che è quello che ci fa attivare moltissimo l'area e in qualche maniera ci fa apprezzare il messaggio che emerge da questo, cioè ci apre una finestra su una realtà che noi prima non conoscevamo. Una cosa molto particolare è il riconoscimento dei volti, che è veramente estremamente affascinante. Il riconoscimento dei volti, cioè il volto è un caso particolare di un oggetto. Non per niente il riconoscimento dei volti è ottenuto da un'area che si è evoluta rispetto all'area più generale di riconoscimento degli oggetti. Ora, quando un oggetto diventa un volto e quindi va ad attivare quell'area particolare? Quando si vedono due occhi, una linea verticale che è rappresentata dal naso e una linea orizzontale che è rappresentata dalla bocca. Quindi quando c'è questo schema, due punti che sono gli occhi, linea verticale e linea orizzontale di sotto, l'area degli oggetti passa l'analisi all'area dei volti. E l'analisi dell'area dei volti è molto più approfondita, perché dal volto emerge l'intenzione della persona che abbiamo davanti e quindi
sicuramente ci sono degli aspetti tipo i neuroni specchio di empatia a livello inconscio, ma c'è anche una profonda analisi conscia della persona che ci sta davanti, delle emozioni e delle espressioni che il suo volto ci comunica, come qua vediamo in questa galleria di espressioni diverse. E come vi dicevo, appunto, l'area dei volti è questa. Ora, se volete vedere la differenza che c'è tra analizzare un volto con l'area degli oggetti, quindi un'analisi un po' più superficiale, e analizzare i volti invece con l'area dei volti, vi volevo far vedere questo esempio. Allora, questo è un quadro di Arcimboldo, e se voi guardate il quadro in questa maniera, insomma, dovreste vedere un vaso di ortaggi, ok? Quindi qui c'è il vaso, qua vedete una cipolla, carote e via dicendo. Se però questa immagine la capovolgo, voi immediatamente riconoscete un volto in cui vedete il naso, vedete gli occhi, vedete la bocca e via dicendo. Questo è il giardiniere di Arcimboldo. Ora, cosa vuol dire? Noi prima, cioè in realtà questo è la stessa esatta immagine, solo che è rovesciata. Quindi non esisteva più i due occhi, il naso e la bocca, e quindi l'immagine di sinistra viene analizzata con l'area degli oggetti. E infatti noi vediamo oggetti, non riusciamo a capire che c'è un volto rappresentato. Se invece la capovolgiamo, vediamo un volto. La cosa può arrivare a degli estremi veramente notevoli. Qui un quadro a cui tutti, diciamo, siamo legati, la Gioconda, e qui vedete la Gioconda dritta e capovolta. Grosso modo non vedete una grossa differenza tra i due, no? Cioè, vabbè, vedete che una è capovolta e una è dritta, ma se io faccio il contrario, cioè questa immagine che ho capovolta la raddrizzo, l'unica cosa che voi potete dire è che questa immagine l'analizzate con l'area dei volti, perché ci sono gli occhi sopra, il naso e la bocca sotto. Questa immagine, come vi ho detto prima, l'analizzate con l'area degli oggetti, perché non c'è questo schema geometrico. Allora, se io adesso questa immagine la raddrizzo, è questa, è esattamente la stessa, cioè mostruosa. In realtà è un fotomontaggio in cui gli occhi sono stati rovesciati di 180 gradi e così anche la bocca. Allora, questa immagine è esattamente questa, la stessa identica immagine, solo che qui non percepivate nessuna mostruosità, mentre invece qui la percepite come. Questo vi dice la differenza tra l'analisi come oggetto e l'analisi come volto. Ecco, un'altra parte dell'arte contemporanea, dell'arte moderna, che ha in qualche maniera, che è penetrata, diciamo, nella nostra fisiologia visiva, è l'arte cinetica, che, per la quale il bersaglio è l'area V5, cioè l'area deputata all'analisi dello spazio e del movimento. E per esempio vedete questo Marcel Duchamp, il nudo che scende le scale, famosissimo, i bellissimi quadri di Balla, in questo caso Dinamismo di un cane al guinzaglio, in cui rappresenta il movimento anche in una immagine statica, o sempre di Balla, la famosissima ragazza che corre sul balcone, e sono tutte delle immagini statiche, ma che noi percepiamo come un'immagine che si sta muovendo. Ora, questi futuristi che avevano appunto rappresentato il movimento, ovviamente nascevano anche da un ambiente scientifico in cui, per esempio, si stava scoprendo che l'elettrone e comunque le particelle potevano essere sia onde, cioè delle onde in movimento, e sia particelle. E quindi, diciamo, questa espressione è un'espressione che non soltanto viene dall'intuizione dell'artista, anche se in gran parte viene da questo, ma sicuramente è stata condizionata dallo sviluppo della scienza e della fisica in particolare di quegli anni. Ecco, cosa condividono a questo punto, visto che l'abbiamo introdotto, creatività artistica e ricerca? Allora, queste sono alcune cose che sono in comune
Per esempio, farsi delle domande non ovvie, cioè andare al di là della quotidianità, riempire un vuoto esistente e fare avanzare la conoscenza, perché la conoscenza avanza sia con la ricerca scientifica ma anche con la ricerca artistica. Sperimentare ed esplorare nuove strade, che lo possiamo chiamare il processo del ricercare, ambedue sono stimolate dal processo scientifico e tecnologico. La scienza ovviamente, cioè ogni scoperta è, diciamo, deve dire grazie a tutte le scoperte che sono venute prima, ma anche nel caso dell'arte, anche l'arte è molto influenzata dal progresso scientifico e tecnologico. Poi un'altra cosa, produrre emozioni, perché l'emozione del ricercatore che fa una scoperta è l'emozione dell'artista che completa un'opera d'arte, generare bellezza, armonia, espandere la nostra percezione al di là dell'ovvio, al di là del quotidiano, e tendere a soddisfare un impulso interiore, perché in tutti e due i casi sia nella ricerca che nella creazione artistica è l'impulso interiore che porta all'atto creativo. E come diceva Richard Feynman, l'emozione è la vera molla della ricerca scientifica, ma anche, possiamo dire, di quella artistica. E il matematico Poincaré diceva che il ricercatore non studia la natura perché è utile, la studia perché gli piace studiarla, e gli piace studiarla perché è bella. Quindi è una ricerca della bellezza anche la ricerca scientifica. E se vogliamo vedere alcuni legami per concludere, diciamo, la chiacchierata, tra come la scienza ha influenzato l'arte, soprattutto nel momento di grande esplosione della ricerca scientifica nel campo soprattutto fisico e matematico del Novecento. Per esempio, questo è il primo acquarello astratto di Kandinsky, dove sostanzialmente cominciamo a vedere delle strutture amorfe che non riproducono delle forme riconoscibili. Se vogliamo, anche per diciamo negli scritti dello stesso autore, è stato influenzato dalla relatività di Einstein, che diceva che tutto sommato energia e materia sono convertibili l'uno nell'altro. E quindi l'energia, noi abbiamo l'idea che sia un qualcosa di diffuso, la materia invece la vediamo concretizzata in oggetti concreti, e quindi sostanzialmente questa interconvertibilità ha portato l'artista a creare una sorta di struttura amorfa, e questo è un caso. Poi, parlando per esempio di Picasso, delle Demoiselles d'Avignon, dove come Picasso, come in tutto il cubismo, ci sono in due dimensioni punti di vista diversi, cioè in altre parole queste sono viste sia di fronte che di profilo, e un cercare di uscire dal nostro mondo tridimensionale verso delle dimensioni ulteriori. E chi è di nuovo che ci ha dato l'idea che il mondo poteva essere non solo a tre dimensioni ma a più di tre dimensioni? La relatività, in cui la dimensione temporale era una quarta dimensione. In realtà i mondi, soprattutto adesso nella matematica, sono multidimensionali, ma i nostri sensi non riescono ad andare oltre le tre dimensioni. Quindi ogni livello dimensionale ha un suo limite. Per esempio nel famoso libro Flatlandia, dove si descrive un mondo a due dimensioni, si dice come riconoscere le forme in due dimensioni grazie alla nebbia che fa affiorare i profili più vicini e nasconde quelli più lontani. La stessa cosa, noi chiaramente avendo la terza dimensione abbiamo una percezione molto più completa, ma le dimensioni sono più di tre e i nostri sensi non ci permettono di percepirle in maniera obiettiva. Sempre considerando, diciamo, questa quarta dimensione del tempo che cambia, no? A seconda della la scansione del tempo cambia a seconda della velocità, questo è un famoso quadro di Dalì, La persistenza della memoria, che ha anche altri significati più neurofisiologici, nel senso che la memoria si deforma con il tempo, cioè i nostri vecchi ricordi non sono più dei ricordi oggettivi, ma sono delle
una trasformazione degli eventi che si sono stati memorizzati. Un altro esempio molto bello è questo crocefissione di Dalì, che è al Museo d'Arte Moderna di New York, il corpo ipercubo, in cui Dalì ha rappresentato la crocefissione con un solido multidimensionale, quadridimensionale, che è il tesseratto, che praticamente è un solido formato, no, da 8 cubi. E il tesseratto è praticamente una struttura di questo genere, che voi potete intuire soltanto da queste simulazioni, da questi filmini, dove sostanzialmente è un cubo in 4 dimensioni. Ora, pensate, se voi avete un cubo che potete percepire, mettetelo su 2 dimensioni, no? Come i giochi di ritaglio sul cartone. Voi riuscite a vedere il cubo, sono queste 6 facce che può essere su 2 dimensioni, ma in realtà il cubo è tridimensionale. Ecco, qui voi state vedendo una struttura quadridimensionale che Dalì in qualche maniera è riuscito a rappresentare in questa maniera e che ovviamente vi dà un'idea di sospensione incredibile, di trascendenza quasi, cioè con Cristo che è sospeso su una struttura che noi non riusciamo completamente ad arrivare, cioè come diciamo, se noi non riuscissimo a comprendere il mistero che ci sta dietro. Arte cinetica, vado velocemente, anche in questo caso come nei futuristi, nel campo della fotografia, qui per esempio è Marey, che è stato il primo che è riuscito a decomporre il movimento con metodi fotografici molto innovativi e facendo delle vere e proprie opere d'arte, e tanto per oltre a essere opere d'arte importantissime anche da un punto di vista scientifico, perché in questo caso è riuscito a descrivere come avviene la locomozione umana, è riuscito a descrivere come avviene il galoppo del cavallo. Prima di lui molto spesso i cavalli al galoppo venivano rappresentati nei quadri con le zampe anteriori e le zampe posteriori estese simultaneamente, mentre questo assolutamente non avviene, cioè quando le zampe anteriori sono flesse, quelle posteriori sono estese o viceversa. Quindi ha anche avuto, diciamo, dei meriti scientifici che hanno poi aperto a quello che è un notevole mezzo di indagine, che è sostanzialmente il motion capture, cioè la capacità di poter seguire il movimento, e questo viene applicato nello studio del movimento, ma anche nelle patologie del movimento, in cui sostanzialmente si mettono dei piccoli specchietti nelle articolazioni e si riesce con dei raggi infrarossi a documentare nel tempo il movimento di queste articolazioni, quindi descrivendo in maniera cinematica il movimento. Ovviamente motion capture poi da un impiego di tipo scientifico è sconfinata di nuovo nel mondo artistico. Se pensate in questo caso per esempio all'architettura, questa è questa bellissima stazione di Calatrava a Reggio Emilia, dell'alta velocità di Reggio Emilia, che vi dà proprio l'idea del movimento, sembra un quadro futurista, sembra quello di Duchamp, della persona che scende le scale, e diciamo come motion capture sia stata utilizzata soprattutto nella cinematografia. Qui tanto per ricordarvi Avatar, e in questo caso gli Avatar non riproducevano esattamente i movimenti degli attori che avevano i sensori, e tenete presente, qui riproducevano i movimenti più fini dei muscoli mimici per riprodurre l'espressione del volto. Quindi vedete come scienza e arte poi possono avvenire. Guardate anche la riproduzione delle espressioni del volto in questo caso, è veramente stupefacente. Ultime 2 diapositive vogliono rispondere alla domanda: può l'intelligenza artificiale essere creativa? Che è un argomento di grande interesse. Prima di tutto perché l'intelligenza artificiale sta facendo dei passi da gigante, emulando anche il funzionamento stesso del sistema nervoso. Ma questo si sta parlando di macchine che guidano
mediante l'intelligenza artificiale, no? Dove noi saremo semplicemente trasportati come in autobus, la macchina va da sola, e c'è tantissima ricerca negli Stati Uniti, ci sono già dei prototipi, quindi è un qualcosa di dopodomani, non molto lontano. Ma questa domanda risale a tanti anni prima, e per esempio un ingegnere della Bell Laboratories, Michael Knoll, siamo nella archeologia dei computer praticamente, e aveva impostato un algoritmo nel suo computer in modo tale che potesse comporre un quadro simile a quelli di Mondrian, e aveva fatto fare questi quadri al computer, e poi in un campione di persone della Bell Laboratories, quindi comunque persone con una certa cultura, cercava di fare una statistica quanti riconoscevano il quadro vero di Mondrian e quanti invece riconoscevano per Mondrian quello del computer. Ora, nell'ambito anche dei casi di falsificazione nelle mostre, è un qualcosa che fa pensare. Comunque, il quadro di Mondrian è sulla sinistra, questo è quello fatto dal computer, ma molti, quando gli veniva presentato, pensavano che il quadro originale fosse questo. E lui ha pubblicato appunto Umano o prodotto dalla macchina, uno studio molto interessante soprattutto per gli anni in cui è stato fatto. Nel campo della musica anche, David Cope ha creato degli algoritmi per comporre della musica originale, ma che avesse lo stesso timbro, le stesse caratteristiche di famosi compositori, e ha fatto anche dei CD, qui chiamato Bach by Design, ma ha fatto anche Beethoven, Schubert, eccetera, eccetera, e magari vi faccio sentire se funziona, non sono sicuro. Ecco, questa è una registrazione del clavicembalo ben temperato, non so se si sente, no? Proviamo così. Sostanzialmente è riuscito a riprodurre ovviamente un pezzo originale, perché non è un pezzo che assomiglia a Bach, ma che le persone riconoscono come un pezzo di Bach, e questo lo ha fatto appunto con molti altri compositori. Bene, volevo concludere con due cose che vengono, faccio una conclusione diciamo dalla parte della scienza. Ma per esempio Marie Curie dice che appunto io sono di quelli che pensano che la scienza ha una grande bellezza, e Feynman che dice a quelli che non conoscono la matematica è difficile provare quel vero sentimento come la bellezza, la più profonda bellezza della natura. C'era un momento in cui io ho conosciuto come la natura funzionava, e quella teoria aveva eleganza e bellezza. Quindi la bellezza non è solo nel dominio dell'arte, ma la bellezza è anche nel dominio della scienza, perché la scienza studia la natura che è bella. E per quello vi volevo lasciare solo con due grandissimi scienziati, due esempi di due grandissimi scienziati, uno del Settecento che è Luigi Galvani, della città da cui provengo, e uno dell'Ottocento che è Claude Bernard, che ha fondato la medicina sperimentale, per darvi un'idea di cosa vuol dire l'intuizione nella scienza. Ecco, Galvani, adesso parte la... Galvani nel Settecento non aveva praticamente nessun mezzo strumentale, e non esisteva un produttore di elettricità se non delle macchine che giravano e che producevano l'elettricità statica, che veniva diciamo accumulata in questi antenati dei condensatori, in bottiglie di Leyda cosiddetti. Beh, Galvani è riuscito a fare con la sua rana una scoperta incredibile, cioè ha preso due gambe di rana con il loro nervo sciatico, ha messo a contatto il nervo sciatico tagliato, cioè l'interno del nervo sciatico, con l'esterno del nervo sciatico dell'altra gamba, e ha visto che l'altra gamba si contraeva.
E da questa osservazione semplicemente metto a contatto l'interno di un nervo con l'esterno di un altro nervo o con l'esterno del muscolo, perché l'ha fatto anche col muscolo, ha tratto la conclusione che c'è un'elettricità animale e che questa elettricità animale è generata da una distribuzione asimmetrica delle cariche tra l'interno e l'esterno delle cellule. Una cosa, diciamo, incredibile per quegli anni, in quanto è stata dimostrata soltanto con l'avvento dei mezzi moderni di elettrofisiologia nel Novecento. Claude Bernard ha fatto ne ha fatte tante di scoperte, ma due sono fondamentali. La prima, il cosiddetto esperimento del fegato lavato, è riuscito a scoprire che il fegato poteva produrre glucosio. Quindi il glucosio che noi troviamo nelle vene epatiche non viene solo dal nostro sistema gastroenterico, non viene assorbito attraverso l'intestino, ma il fegato ha la capacità di sintetizzare glucosio, cioè con un processo che è chiamato gluconeogenesi, e questo l'ha fatto semplicemente con un fegato isolato in laboratorio e lavato. E l'altra grandissima scoperta è come agiva il curaro. Il curaro è un paralizzante, tutti lo sapete, è usato dagli aborigeni nella caccia, ma soprattutto dai chirurghi durante le operazioni per rilassare i muscoli, e quindi tutti pensavano che il curaro bloccasse il muscolo, bloccasse la contrazione muscolare. Bernard che cosa ha fatto? Ha visto prima di tutto che il cuore continuava a battere e quindi era difficile che andasse a bloccare direttamente il muscolo. In secondo luogo ha visto che i muscoli erano paralizzati, ma se lui li stimolava elettricamente si contraevano normalmente. E allora ha capito che il curaro agiva non sul muscolo, ma interrompendo la trasmissione sinaptica tra il motoneurone e il muscolo. E quindi anche questo, capite che cosa vuol dire l'intuizione nella scienza, e non ha assolutamente nulla di meno dell'intuizione nel campo artistico. Ok. Ultimissima diapositiva, proprio parlando di creatività e di cercare di vedere al di là della superficie di tutti i giorni, questo è Magritte che dice anch'io amo vedere le foglie degli alberi che nascondono la luna, ma vedere le foglie degli alberi dietro la luna, questo sarebbe veramente incredibile e la vita in questo modo avrebbe finalmente un significato. Vi ringrazio molto. Credo che questo applauso dica molto più di tante parole di quanto sia stata very very exciting questa tua presentazione, e ti siamo grati quindi di aver condiviso con noi queste tue ricerche, e soprattutto credo che dobbiamo aver apprezzato di come concetti così difficili siano stati tradotti in un linguaggio che era un linguaggio che tutti noi potevamo comprendere, e questa credo che sia una virtù non soltanto del grande ricercatore, ma anche della persona di grande livello intellettuale. Quindi grazie Fabio per questa tua presentazione. Grazie. Vi ricordo anche il prossimo appuntamento di mercoledì prossimo, sarà la professoressa Angela Testi che ci parlerà delle determinanti non biologiche delle malattie, quindi ci caleremo in un concetto di economia sanitaria, di società e salute, di come l'ambiente nel quale noi viviamo possa essere esso stesso causa di malattia. Quindi ringraziamo ancora il professor Benfenati, augurandoci di poterlo riascoltare presto. Grazie.